Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, sesto appuntamento con l'informazione, secondo giorno di appuntamenti europei per il premier greco Alexis Tsipras. Dopo la tappa di Roma e l'incontro con Matteo Renzi, oggi a Bruxelles ha visto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ed il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Tuttavia la Germania invita Atene ad uscire allo scoperto, è ora che dica quali sono le sue proposte concrete, ha detto Angela Merkel. La Grecia al momento è sottoposta ad un programma che è stato prolungato fino a fine febbraio. Siamo lieti per questi primi incontri, aspettiamo le proposte e poi possiamo parlare, ha affermato. È un braccio di ferro quello intrapreso dalla Germania nei confronti del governo greco. Il Bundestag vorrebbe che il paese prendesse le distanze dalle promesse elettorali di Tsipras, rispettando le riforme concordate con il governo precedente. Intanto il prossimo 11 febbraio potrebbe essere convocata una riunione straordinaria dell'Eurogruppo proprio per parlare di Grecia. Cambiamo argomento, Ucraina, continuano senza tregua i combattimenti nel sud-est del paese, almeno 5 persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite in un bombardamento che ha colpito un ospedale a Donetsk. Secondo le autorità locali, i bombardamenti hanno danneggiato anche 6 scuole e 5 asili. Il governo di Kiev invece ha denunciato l'uccisione di 5 soldati ed il ferimento di altri 25 nelle ultime 24 ore nella regione del Donbass. Intanto sembra concretizzarsi la pista degli aiuti militari dagli Stati Uniti a Kiev. Conferme arrivano dallo stesso presidente ucraino Petro Poroshenko, che si è detto sicuro dell'invio di armi all'Ucraina. L'OSCE e l'UE chiedono però una tregua per evacuare i civili. Questa mattina è intervenuto anche Papa Francesco, che ha fatto appello per l'apertura di un dialogo, definendo uno scandalo la guerra combattuta tra cristiani. Sul fronte ISIS crescono l'ira e l'indignazione dei principali leader religiosi islamici per l'uccisione del pilota giordano Al-Qassasbe, ma soprattutto per la diffusione in rete del video della sua morte arso vivo all'interno di una gabbia. Il grande imam di Al-Azhar del Cairo, responsabile di uno dei principali centri di insegnamento religioso dell'Islam, ha sostenuto che i terroristi dell'ISIS andrebbero crocifissi e bisognerebbe tagliare loro mani e piedi. Il padre del pilota ucciso chiede invece vendetta e invita a distruggere i jihadisti. Il premier iracheno Al-Abadi invita la Giordania a raid ancora più duri. Questa mattina le autorità di Amman hanno eseguito la pena capitale per Sahida Arrishawi, la donna irachena condannata per gli attentati del 2005 nella capitale giordana. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna domani mattina. Vi auguro una buona serata.